La polizia ha fermato un uomo per l'omicidio di Adriano Lamberti, carrozziere di 43 anni. Il corpo senza vita del 43enne è stato ritrovato nello scantinato di una palazzina situata in via Martorelli 73 a Torino. Lamberti è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca l'altra notte. I familiari, moglie e due figli di 9 e 12 anni, vedendo che non era tornato a casa, hanno lanciato l'allarme. Il sospettato, su cui secondo gli investigatori pesano indizi gravissimi, verrà ascoltato dal sostituto procuratore Delia Boschetto, che coordina le indagini di polizia. Sul corpo di Lamberti c'erano numerose altre ferite, forse prodotte da percosse o sevizie. Al momento non è ancora chiaro se il 43enne sia stato ucciso nello scantinato o se vi sia stato trasportato dopo l'omicidio. Si sta analizzando la sua automobile e quella del fermato, indagini in corso.